concedi, ti preghiamo, a tutti coloro che con rinnovato impegno e ferma fede varcheranno questa soglia di ottenere la salvezza che da te procede e a te conduce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia tutto questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, poiché se veramente manderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente e non seguirete per vostra disgrazia gli altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diede ai vostri padri, da sempre e per sempre. Parola di Dio. Apritemi le porte della giustizia. Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Entrerò nella tua casa, Signore. Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio. Thank you.
Grazie.